Carissimi spettatori di Chiasso TV, ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News, domande e risposte. Sabato 4 marzo 2023 si è tenuta una conferenza di Open Doors sulla persecuzione dei cristiani nel Centro Africa. Sono stato invitato e ho avuto la possibilità di intervistare Amora, una partner locale di Open Doors che opera in quella zona del continente africano. Dato che dovrà ritornare in prima linea per continuare la sua missione, a tutela della sua sicurezza, ho applicato gli accorgimenti video del caso. Siamo qui con Amora, partner locale di Open Doors in Centro Africa, e la ringraziamo di cuore perché sappiamo che corre grossi rischi. We're here today with Amora. Thank you for being here with us. She comes from Central Africa and we are aware of the risks she's taken to be here with us today. Amora, in Centrafrica sappiamo che ci sono dei grossi problemi di persecuzione dei cristiani. Ci può dare una panoramica di cosa succede e il perché c'è questa grande necessità del vostro supporto? Amora, we know Central Africa is troubled by persecution on the Christian side. Can you give us an idea of what actually happens and why your support as a partner is so important? Thank you very much for this opportunity to speak on behalf of Christians in Central Africa. Central Africa. Grazie tanto per l'opportunità di essere qui e condividere con voi la questione del Centro Africa. Central Africa region basically has like several countries. La zona del centro dell'Africa è rappresentata da sette paesi. We have Cameroon, Chad, the Democratic Republic of Congo, C'è il Camerun, il Chad, la Repubblica Democratica del Congo, the Central African Republic, the Republic of Congo, la Repubblica del Centrafrica, la Repubblica del Congo, Equatorial Guinea and Gabon. la Guinea Equatoriale e il Gabon. So when we talk of Central Africa, this is the area we are mentioning. Quando parliamo di Centrafrica, questa è la zona di cui stiamo parlando. As you rightly said, in these areas there is increasing persecution for Christians. Come giustamente ha detto, in queste zone c'è una persecuzione nei confronti dei cristiani in rapida ascesa. And the first source of it is from violent extremist groups. E accade generalmente per mano dei gruppi estremisti, altrimenti violenti. We have the Boko Haram group, which is very present in the north of Cameroon and in parts of Chad. Nel nord del Camerun e in parte del Chad è molto presente il Boko Haram. And we have the Allied Democratic Forces, ADF, which is present in the Democratic Republic of Congo. E nella parte della Repubblica del Congo abbiamo il gruppo dell'ADF molto presente. And I mention these two groups because they are the biggest and are source of persecution in terms of violent extremism for Christians. Accenno a questi due gruppi perché sono i due più conosciuti per la violenza estrema nei confronti dei cristiani. And these groups, as you would know, they have paid allegiance to IS and the bigger Islamic groups. Come ben sapete, questi due gruppi hanno giurato fedeltà al più grande gruppo islamico presente. But on the ground, the way the manifest is visibly against Christians. Sul territorio, il modo in cui agiscono è palesemente contro i cristiani. They get into villages, they attack villages, burn down houses. Entrano nei villaggi, attaccano i villaggi, bruciano le case, They kill Christians. uccidono i cristiani. Injure others with guns or machetes or whatever weapons they have. Con qualunque arma si trovano in possesso, armi, pistole, fucili o maceti, attaccano le persone. At other times they kidnap. In altre situazioni rapiscono le persone. Sometimes the men or young boys are kidnapped to serve as porters, to carry whatever they have looted in these villages when they attack.
Spesso i bambini maschi vengono rapiti per diventare i schiavi portatori di tutto quello che viene razziato dal villaggio. Le donne vengono talvolta rapite per diventare mogli. Or to help in the different activities course that they have within their camps in the bushes. O per occuparsi di tutte le attività che servono per mantenere l'accampamento vivo. And also to give birth to children who would be future terrorists, I can put it like that. E se posso dirlo, anche per dare vita a quei bebè che saranno un giorno i futuri terroristi. And in countries, especially like the DRC, sometimes they kidnap young children, also for this indoctrination. E spesso, come accade nella Repubblica Democratica del Congo, i bambini vengono rapiti per indottrinamento. And so when these violent extremist groups attack, they loot whatever is valuable for them and set fire to the rest. Quando questi gruppi terroristici violenti attaccano un villaggio, portano via tutto quello che può essere di loro interesse e poi danno fuoco a tutto ciò che è rimasto. So in a nutshell, they kill, they injure, they kidnap. Per farla in breve, uccidono, rapiscono, feriscono. They burn houses, burn churches, burn farmlands. Danno fuoco alle case, alle chiese e ai campi. And the direct consequence of this is this. Distorted families, because you have families where people, there is either no father or no mother. E la conseguenza più ovvia di questo è che ci sono famiglie distorte, famiglie dove non c'è più un padre o una madre. And the most visible one is displacement of people. La cosa più facilmente visibile è che le persone vengono spostate. People are displaced, some live in camps for internally displaced persons and others in host families. Alcuni vengono alloggiati in campi profughi, altri presso famiglie. And the situation is overwhelming because often they are in these camps with deplorable conditions. E la situazione è davvero catastrofica perché le condizioni di questi campi spesso sono assolutamente deprovevoli. The government might be helping, but the needs are huge. È possibile che il governo aiuti, ma le necessità sono immense. For those who are in host communities, it's even worse because they don't get any standard support. Per coloro che vengono ospitati dalle comunità locali è ancora più difficile perché non ci sono degli standard decisi per il supporto che ricevono. And often the reality is such that people are multiple displaced. La realtà per molti è di essere spostati più volte. And by multiple displaced, I mean if there is an attack, they flee. It gets calm, they return, there is an attack, they flee, so they... Quello che intendo dire con un molteplice spostamento è che vengono spostati, poi il campo viene attaccato e loro fuggono di nuovo, il campo viene nuovamente attaccato e loro fuggono ancora. And that is why it is tricky to get figures, because when people constantly are on the move, you cannot tell how many moved, how many returned, how many have left again. È per questo che è molto difficile avere delle cifre corrette di coloro che fuggono, perché altri ritornano, poi fuggono ancora. And that also explains why the figures can't be, because most of the people who flee don't live in camps. It's a very small number that live in camps for this. È molto difficile fare un censimento perché diversi di quelli che fuggono poi non alloggiano presso campi e perciò è difficile rintracciarli. Many more live in host communities and their cases go unregistered. Molti vengono accolti in comunità, ma i loro casi non vengono registrati. So that is a reality for Christians in Central Africa going through persecution. Questa è la realtà per i cristiani che vivono in Centrafrica in un regime di persecuzione. A direct effect also of all these killings and attacks is that people have limited or no access to their farms. Un effetto di queste uccisioni e ferimenti è che le persone non hanno più accesso alle loro fattorie. Most of them are farmers and they live off the produce of their farms. Molti di loro sono contadini, vivono del prodotto della loro terra. And when they go to these farms, the farms have become death traps because that is where sometimes they are attacked and killed. E il trovarsi nelle zone di campagna è spesso il motivo per cui vengono uccisi, perché è lì che avvengono gli attacchi.
In the Democratic Republic of Congo, for example, there are many villages that are now uninhabited. Nella Repubblica Democratica del Congo, per esempio, adesso tanti villaggi sono totalmente disabitati. And all these people who have fled find themselves in the towns with no farmlands. Molti dei fuggiti si trovano nelle città senza terreno. How do they survive? Come possono sopravvivere? Now we can understand why there are many more social ills, because people find themselves doing many illegal things because they need to survive. Ed ecco perché poi si cade nei problemi dell'illegalità, perché queste persone hanno bisogno di trovare un modo per sopravvivere. In some situations like in Cameroon, the church leaders will tell you, now the rains are starting, we need to go to the farms. In Camerun le chiese vi ricorderanno che ora comincia la stagione delle piogge, c'è bisogno di tornare ai campi. But we are afraid to go because we can be attacked. Ma abbiamo paura di tornarci perché potremmo essere attaccati lì. But if we don't go, we will die of hunger. Ma se non torniamo ai campi, moriremo di fame. Sometimes we risk it and go. Qualche volta rischiamo, andiamo. And when it's time for harvest, the attackers come and they take everything away. Al momento del raccolto ci attaccano e portano via tutto. So this is a picture of the daily realities of most Christians in the affected parts in Central Africa. Questa è la realtà quotidiana per molti cristiani che vivono nelle zone a rischio del Centro Africa. A questo punto la videocamera ha smesso di registrare. Succede quando devi lavorare con mezzi che hai a disposizione e soprattutto quando non ti puoi permettere di pagare un operatore che ci stia attento, insomma. Vabbè, ma caliamo un velo pietoso su Chiasso TV. Nella seconda parte io ho chiesto ad Amora qual è la sua missione e quella degli altri partner locali di Open Door. Allora, da come avrete compreso dalle parole di Amora, le persone che riescono a sopravvivere o sfuggire a questi raid di ribelli e terroristi, oltre ad aver perso tutto, si portano dietro anche dei forti traumi, soprattutto sempre psicologici, ma spesso anche fisici. Quindi Amora e gli altri partner locali forniscono una presenza rassicurante prima di tutto, vari training per superare almeno in parte, o almeno cercare di superare in parte, questi forti traumi psicologici che hanno subito, cure ai bambini, aiuti di soccorso che spaziano dai beni di prima necessità fino alle cure mediche, aiuto nello sviluppo economico-sociale e sostegno alle scuole. Ovviamente Amora e gli altri partner locali, essendo cristiani praticanti, forniscono anche l'assistenza spirituale. Amora ha voluto sottolineare che tutte le persone assistite, ogni volta che la incontrano, chiedono di ringraziare chi dà sostegno per alleviare le loro sofferenze. Se qualcuno di voi desiderasse aiutare Amora e gli altri partner locali di Open Doors ad alleviare le sofferenze dei cristiani perseguitati, può fare riferimento al sito in sovraimpressione. Ci sarebbero altre mille cose da dire, ma le tratteremo in una puntata a parte. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione di Chiasso News, domande e risposte.